Si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro tra governo e Regione Abruzzo sulla richiesta del Ministero di conoscere la data di chiusura del punto nascita di Sulmona. La giunta Marsilio non ci sta e promette battaglia. Dire che un punto nascita oggi non raggiunge 500 nati, ha affermato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, è fuori luogo perché oggi nel paese sono diminuite le nascite. Per questo è nato anche a livello ministeriale un momento di confronto ed un tavolo per rivedere questi parametri e questi criteri sul numero delle nascite, per cui noi andremo avanti a difesa delle donne di questo territorio. Nel 2015 col DM70 è avvenuta la chiusura del punto nascita di Sulmona, poi è stata chiesta una proroga, una deroga all'apertura, presentata ulteriormente da noi nel 2019, a pochi mesi dal mio insediamento. Oggi arriva una risposta, dopo un anno e mezzo, una risposta che impone una chiusura alla quale noi non daremo una risposta affermativa, non la condividiamo per motivi importanti e validi, in quanto il presidio ospedaliero di Sulmona, in modo particolare il punto nascita di Sulmona, dà risposte a tutte le donne di quella zona, di quel territorio, di quei comuni che vivono in una zona orografica disagiata. Aver letto che si può andare a partorire in un'altra regione, in un altro comune, a noi dispiace molto, per cui porteremo avanti le nostre istanze e soprattutto ho chiesto un intervento alla ALS di procedurare tutte le norme di messa in sicurezza e di ampliamento del personale, cosa che dobbiamo verificare perché questa istanza è partita a luglio del 2019, quindi verificheremo questi requisiti e andremo avanti e richiederemo di nuovo al Ministero di verificare i nuovi dati.